Oggi vedremo insieme come preparare un piatto sfizioso e veloce con pomodori, riso e tonno. Il mio intento è quello di dimostrarvi che anche i pomodori, quindi semplici ortaggi, si possono trasformare in piatti pieni di gusto. Piatto unico e completo dal punto di vista nutrizionale, i pomodori ripieni sono un ottimo stratagemma culinario per far mangiare le verdure anche che storci un po' il naso. Ingredienti: 6 pomodori maturi ma sodi, circa 600 g, 100 g di riso, 80 g di tonno sott'olio sgocciolato, 100 g di mozzarella, 30 g di formaggio grana grattugiato, sale, pepe, origano, prezzemolo, 2 cucchiai di olio extravergine, 30 g circa di pane grattugiato, 1 cucchiaio di senape. La prima cosa da fare è lessare il riso, però vi consiglio di tenerlo un po' al dente perché ultimeremo la cottura in forno insieme ai pomodori. Io ho preso un riso per risotti in modo che sia un pochino colloso e l'ho cotto per 10 minuti. Controllate sempre i tempi in confezione e scalate di 2-3 minuti. L'ho lasciato completamente raffreddare, poi mi sono portata avanti e ho già scavato i pomodori. Vedete, ho tenuto il coperchietto, la calotta, diciamo, con il picciolo e dentro sono vuoti. L'interno, eccolo qui, non lo buttate perché poi andremo ad aggiungerlo in parte al riso. Adesso vi faccio anche vedere come scavare il pomodoro, comunque è molto semplice. Dopo averli per bene lavati, tagliamo così la calottina. Con un coltello rimuoviamo l'interno, così. E poi con uno scavino oppure con un cucchiaino togliamo bene tutti i semi all'interno. Ho tagliato la mozzarella a dadini e anche tritato il prezzemolo. Non ci resta altro che unire il formaggio e anche il prezzemolo al nostro riso. Aromatizziamo anche con un po' di origano, abbondante perché mi piace, del tonno sgocciolato . Mettiamo anche un po' di formaggio grana. Di solito non amo mescolare il pesce con il formaggio, però in questo caso direi che con il riso freddo ci sta molto bene. Però poi sta a voi se non vi piace il formaggio o mettetelo e potete sostituirlo con delle olive oppure con dei capperi. Poi con l'interno del pomodoro possiamo aggiungerne, magari non tutto perché è piuttosto liquido, così, e ci aiuterà anche ad amalgamare. Ne metterei un altro pochino. Per riuscire a far rimanere la massa un po' più densa, aggiungiamo un po' di pane grattugiato, quanto basta. Quindi andiamo un po' a occhio. Il forno è già caldo, preriscaldato a 180 gradi. Ho sistemato i pomodori su una pirofila. Mettiamo un po' di sale. Sulla base poi metterei un cucchiaino di senape in pasta. Potete sostituirla anche con un'acciuga. Adesso mettiamo un paio di cucchiai di olio sopra ai nostri pomodori e procediamo con la farcitura. Ora copriamo i pomodori con la calottina che abbiamo tenuto da parte. Vedete che carini che sono anche così. Se vi piacciono potete anche servirli così senza cottura, perché è un piatto anche freddo. Mettiamo un po' di pane grattugiato sopra in modo da farli gratinare. E un cucchiaio di olio. Un filino. Via in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. In alternativa, per velocizzare i tempi, potete anche preferire la cottura al microonde. In questo caso vi consiglio la funzione micro grill del microonde, appunto, per circa 5-7 minuti.
Ed ecco a voi pomodori ripieni firmati My Personal Trainer, una vera delizia anche per i palati più esigenti. E voi, vi siete iscritti al mio canale? Mi raccomando, mettete un mi piace se avete gradito la ricetta. Ciao, alla prossima!